in Italia dei 70 nuovi treni jet. Dal 10 aprile sarà operativo per i pendolari sulla linea ferroviaria Ancona-San Benedetto-Ascoli-Piceno. Da oggi il presidio alla ONIS di Treia. Operai e sindacati chiedono una convocazione in regione anche per parlare con il liquidatore dell'azienda, che non si fa trovare. Seconda giornata del Vinitaly, marche sempre protagoniste, si scopre che un buon bicchiere di vino ai pasti è uno dei segreti della longevità marchigiana. Con l'Università di Urbino, i comuni delle Valli del Cesano e del Metauro progettano un futuro turistico grazie a studi approfonditi e nuove iniziative. Pallavolo, la Lube Banca Marche Macerata si aggiudica il primo round di semifinale con Modena, battuta 3-0 mercoledì, gara 2 in trasferta. Buongiorno e benvenuti al telegiornale regionale della RAI. La flotta regionale di Trenitalia cresce e si ammoderna con il nuovo JETS, il treno per pendolari che è stato presentato questa mattina ad Ancona e che prenderà servizio sui binari delle Marche dal prossimo lunedì. Ce ne parla Giuseppe Buscemi. Promette di cambiare musica Trenitalia con questo nuovo treno jazz, appositamente progettato e costruito per il trasporto regionale. Dei 70 acquistati per tutta Italia, i primi 4 entreranno in servizio subito proprio qui nelle Marche e da lunedì 14 correranno sui binari fra Ancona, San Benedetto e Ascoli. Presentato stamane alla stazione di Ancona dai vertici di Trenitalia e di Regione Marche, il jazz da 3 a 5 confortevoli carrozze con 300 posti contribuirà finalmente a dare più spazio e più capacità ai pendolari marchigiani? Il punto chiave, sappiamo, del trasporto pendolare è essenzialmente l'età del materiale rotabile. Con questo piano di investimenti, grazie al contratto di servizio 2009-2014 sottoscritto con le regioni, sono previsti circa 3 miliardi di euro di investimenti. La parte delle Marche è molto importante. Questo è un primo treno elettrico. Avere questo tipo di treni sulle linee operativi significa ovviamente maggior affidabilità dei treni, maggior spazio, maggior comfort e quindi vita migliore per i pendolari. Ma vita migliore per i pendolari significherà anche farli partire e arrivare con maggiore puntualità? Ma io direi che senza trionfalismi, questi sono investimenti importanti per cercare di dare una risposta ai tanti problemi che soprattutto il pendolarismo vive ogni giorno, obiettivamente. È chiaro che sostituire macchinari vetusti con macchinari nuovi dovrebbe migliorare obiettivamente il servizio. Chiederanno a breve una convocazione in regione. I dipendenti della ONIS da giorni cercano di parlare con il liquidatore dell'azienda senza riuscire a rintracciarlo. E intanto stanno per scadere i termini entro i quali la proprietà dovrebbe presentare la richiesta di cassa integrazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Annalisa Serpilli. Siete in linea con la ONIS SRL. L'operatrice è momentaneamente occupata. Vi preghiamo di attendere. Grazie. Da giorni nessuna risposta se non questa incessante segreteria telefonica. Intanto davanti allo stabilimento della ONIS SRL, azienda di mobili di Treia, da stamane prosegue il presidio dei lavoratori. Da qualche giorno la produzione è ferma e i dipendenti in arretrato di 2 stipendi non sanno quale sarà il loro futuro lavorativo né tantomeno quello dell'azienda. L'azienda non risponde al telefono. Non abbiamo più notizie, quindi siamo fortemente preoccupati perché abbiamo in corso una cassa integrazione straordinaria a decorrere dal 17 di marzo e non sappiamo se è stata presentata la domanda. La proprietà ha messo in liquidazione lo stabilimento lo scorso 3 marzo. Attraverso la concertazione con la regione i sindacati erano riusciti a strappare un accordo per assicurare la cassa integrazione straordinaria ai dipendenti con causale la cessazione dell'attività. I tempi però stanno per scadere. Se la proprietà della ONIS non presenterà la domanda al Ministero entro il 24 aprile, ai lavoratori non resterà più nulla, né stipendi né ammortizzatori sociali. Siccome i tempi sono anche abbastanza lunghi, si parla 6, 7, 8, anche 9 mesi, abbiamo chiesto anche di poter fare all'anticipo con le banche, che è un accordo regionale che il sindacato ha fatto, ma l'azienda anche qui non fornisce la documentazione e non compila, diciamo, tutto quello che è l'iter procedurale affinché i lavoratori possano avere l'accesso al credito tramite le banche. Siamo molto allarmati di questo. A Verona ora, dove ieri ha preso il via il Salone Internazionale del Vino e dei Distillati Vinitaly. Marche protagoniste, in aumento l'export italiano e marchigiano del vino, ma non è questa la sola buona notizia che giunge da Verona. Giancarlo Trapanese.
Se i marchigiani hanno l'elisir di lunga vita, sono primi in Italia per speranza di vita, i maschi, e primi in assoluto dopo il sorpasso alla Sardegna, anche per numero di centenari, che in 20 anni si sono quintuplicati, un segreto c'è. Lo ha rivelato la Regione Marche dopo un'indagine resa nota ieri all'inaugurazione del Vinitaly di Verona, importantissima manifestazione internazionale dedicata al buon bere. Il segreto è che mediamente i marchigiani sono gli unici in Italia che durante i pasti bevono un paio di bicchieri di vino, non fanno diete particolari, non bevono superalcolici e godono di ottima salute psicofisica. L'indagine, un parallelo tra atteggiamenti degli anziani italiani e quelli marchigiani, condotta da Gabriele Micozzi dell'Università Politecnica delle Marche, per conto dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, su un campione di 3.121 over 60, vede il vino come protagonista principale di un modello che vede 9 anziani marchigiani su 10 consumare quasi tutti i giorni un paio di bicchieri ad ogni pasto. Un dato ben superiore alla ricognizione sulla media nazionale 69%. La tendenza però si inverte se si considera che solo il 7% di over 70 marchigiani consuma superalcolici, con una media italiana che si attesta al 16%. Scopo della ricerca, precisato Micozzi, non era rilevare da un punto di vista medico il grado di salute dei marchigiani, ma cogliere dai comportamenti preziosi indizi sulla longevità. E in questo caso di indizi ne abbiamo trovati così tanti da farne quasi una prova. I comuni delle valli del Cesano e del Metauro progettano con l'Università di Urbino un futuro turistico. Le potenzialità sono notevoli e con le iniziative in corso si punta al decollo. Ce ne parla Pierpaolo Rivalta. Il turismo c'è ma non si vede. Da un lato 120 microeventi, un territorio ricco di attrattive e strutture ricettive diffuse per i 24 comuni del Gal Flaminia Cesano, Fossombrone, Pergola, Corinaldo, Mondavio per citarne alcuni, un settore vitale ma che al momento non decolla. Da qui il progetto Genius Loci, condotto con l'Università di Urbino, 2 anni di iniziative specifiche, siamo circa a metà, per una visione manageriale nuova. Il potenziale è molto buono, l'utilizzo però di questo potenziale al momento è davvero modesto. Per fare una cifra, noi abbiamo 144.000 presenze nel corso dell'anno 2012-2013 su una possibilità di avere oltre 1,5 milioni di presenze nel territorio, che vuol dire che si utilizzano le strutture ricettive per appena l'11%. Non basta semplicemente fare marketing, bisogna che ci insinuiamo un po' nelle esperienze che fanno le persone sul nostro territorio. In particolare noi vorremmo che chi viene nel nostro territorio faccia un'esperienza memorabile. Su questo concetto del fare una buona esperienza turistica nel nostro territorio si fonda poi anche quel passaparola che è fondamentale per far tornare altri turisti, altre persone dai territori più lontani. E considerata anche la stagionalità, l'industria del turismo viaggerebbe appena al 20% delle potenzialità. C'è da lavorare, ma 500.000 presenze annue sono già un obiettivo possibile. Momenti di tensione ieri pomeriggio nel parcheggio di un centro commerciale di Iesi. Scendendo dalla macchina, una giovane coppia del luogo ha inavvertitamente chiuso gli sportelli lasciando le chiavi dentro e nell'auto posteggiata al sole c'era il loro bimbo di 1 anno. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riaprire la macchina. Assente il Pidio a Mare adesso per una serata per parlare di mafia tra pittura, spettacolo e testimonianze. Ci dice di più Chiara Paduano. Alberi in fiore, spazi aperti, il mare blu di Mondello, il ricordo di quei panorami che non vede da oltre 20 anni. E anche questa la pittura di Gaspare Mutolo, ex soldato di Cosa Nostra, collaboratore di giustizia ed ora pittore. Le sue opere sono state presentate ed esposte al Teatro Cicconi di Sant'Elpidio a Mare in una serata organizzata dalla redazione Antimafia 2000 dal titolo L'arte uccide la mafia. Uno slogan che come un filo invisibile, i quadri di Mutolo, i video delle stragi scanditi dalla musica e dai bar dei giovani dell'associazione culturale Falcone e Borsellino. Vorrei dare, se mi permette, una raccomandazione di non dire mai che la mafia o la criminalità organizzata non c'è.
Anche quando si pensa che la mafia sia lontana da noi, non è così, ha detto Gaspare Mutolo, arrivato sul palco a sorpresa con il volto coperto da una maschera bianca, perché la mafia non lascia tempo e chi la rinnega dovrà sempre guardarsi le spalle. Ora vivo per l'arte e la pittura, ha detto il pentito, ricordando gli anni in cui era l'uomo più vicino a Totò Riina, narcotrafficante, rapitore, ladro, quelli in cui si è pentito era il 1991, quando è diventato il primo collaboratore di giustizia del clan Riina, e a raccogliere le sue testimonianze c'era Paolo Borsellino. Una vicenda personale che è diventata un libro, La mafia non lascia tempo, è la storia di come si possa trovare il riscatto, ha detto l'autrice Anna Vinci, anche lei sul palco, di come si possa ricominciare anche dal peggiore degli errori. Un viaggio senza ritorno alla fine del quale ci si ritrova soli, ma finalmente liberi. È morta poche ore dopo il ricovero nell'ospedale di Torrette ad Ancona la donna di 25 anni che ieri, per cause ancora da accertare, forse un incidente, è precipitata dal terzo piano del palazzo di Montecosaro dove viveva con la famiglia. Presentato ad Ancona dall'onorevole Emanuele Lodolini il manifesto Oltre la crisi, secondo il deputato marchigiano del Partito Democratico, per uscire dalla crisi occorre ripartire dalla bellezza. Massimo Veneziani. Vogliamo lanciare il messaggio che per salvaguardare il nostro paese possiamo trovare grandi risorse nella bellezza del suo territorio, un luogo che ci può fare immaginare un futuro in cui lavoro e qualità della vita possono trovare un reale valore. A dirlo è Emanuele Lodolini, deputato marchigiano del Partito Democratico, firmatario di Oltre la crisi, un manifesto a cura della Fondazione Simbola, di Union Camere e della Fondazione Edison. L'occasione è un incontro dal titolo Le radici del futuro, bellezza, innovazione e territorio, organizzato ad Ancona e promosso dallo stesso Lodolini. Presenti anche l'onorevole Ermete Realacci, il presidente della Camera di Commercio di Ancona Rodolfo Giampieri e il professor Antonio Lucarini. Per Lodolini il tessuto economico locale ha affrontato sfide che impongono una riflessione su un nuovo modello di sviluppo. Quello marchigiano, continua il deputato, è un territorio ricco di storia, di bellezze naturali e artistiche, e la sfida è di ricollocare su basi nuove una armoniosa sintesi tra la vocazione industriale, culturale e turistica e la valorizzazione del paesaggio e favorire lo sviluppo economico sostenibile. Secondo Lodolini, quindi, occorre ripartire dalla bellezza come nuovo motore di sviluppo che metta al centro la tutela del welfare e della sussidiarietà, bellezza come valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico. Siamo allo sport. Per il volley, grande partenza della Lube nella serie di semifinale che la oppone a Modena. Di fronte a 4.000 spettatori, i maceratesi vincono 3-0, dando spettacolo. Vediamo. E subito battaglia ad alto livello al Pala Baldinelli. La Lube non cede di un passo e porta a casa due set tiratissimi, 25-23, 26-24 i parziali. Bene nella fase muro difesa, Macerata anche percentuali decisamente migliori in attacco rispetto a casa Modena. Più agevole il terzo set con i modenesi che mostrano qualche crepa, tanto che nel finale Lorenzetti cerca rimedi inserendo Dero, Campa e Schett. Nulla da fare, set chiuso 25-21. Kovar migliore in campo, molto bene i centrali, e l'acrobatico Huber Renault. Un 3-0 che certo non deve far abbassare la guardia in vista di gara 2 a Modena mercoledì sera. Era importantissimo partire bene, ci tenevamo molto a vincere questa gara 1 perché loro venivano da due partite contro Trento belle, quindi erano abbastanza gasati, era importante tenerli sotto nella prima partita. Ci siamo riusciti a tratti, penso che dobbiamo migliorare le partenze nei set, che spesso ci troviamo sotto di un paio di punti e dobbiamo sempre recuperare. Però 3-0, bene così. Abbiamo vinto gara 1, bene, due set di alto livello da parte di tutte e due le squadre. Questo ci fa capire che questa serie contro Modena potrà essere molto lunga. Quindi rimanere concentrati, aggressivi e soprattutto con la voglia di voler vincere la prossima partita fuori casa, perché non sarà affatto facile. Per il basket, giornata nera per la VL Pesaro che ieri in casa nello spareggio salvezza è stata sconfitta dalla Vanoli Cremona 91-86. La vittoria della Sutor Montegranaro sabato nell'anticipo con Brindisi ha caricato maggiore pressione su Pesaro e, ha commentato il coach dell'Agnello al termine della partita, la squadra ha pagato proprio il peso della situazione. La VL resta dunque all'ultimo posto in classifica, 12 punti. Il calcolo delle probabilità aritmetiche che non sancisce la retrocessione, ma le speranze di permanenza nel massimo campionato a 4 giornate dal termine della stagione regolare sono quasi nulle.
Calcio di Serie D si fa pressante ormai a 4 giornate dal termine della stagione regolare, sia la corsa promozione che quella ai posti salvezza. La Recanatese, battendo ieri la Maceratese 2-0, si porta fuori dalla zona play-out. Nicoletta Grifoni. Solide motivazioni e altrettanto solido impianto di gioco, la Recanatese si presenta al derby con la Maceratese in una delle sue migliori giornate in questa stagione. Guadagna meritatamente 3 punti che vogliono dire tanto in chiave salvezza. La partita degli ospiti prende il via con eccessiva lentezza e per tutto il primo tempo la Rata si ritrova agli avanti recanatesi in prossimità della porta difesa da Ferrara. Il gol di Galli, annullato al 44esimo, è preludio ad un avvio di ripresa che in 3 minuti porta allo sblocco del risultato. Ben fatto a terra in area Palmieri, dal dischetto Galli realizza il penalty dell'1-0. La Recanatese legittima poi il vantaggio al 14esimo con il raddoppio di Palmieri su suggerimento di Galli. La Rata fatica ad aggirare il centrocampo di casa, sia pure a tempo quasi scaduto, potrebbe accorciare le distanze. Il rigore, tirato da Ambrosini e decretato per fallo di mano in area, finisce tra le mani del portiere Verdicchio. L'inizio della partita, i primi 20 minuti, siamo stati un po' in balia degli avversari. Non avevamo le distanze giuste e abbiamo rischiato tanto. Poi diciamo nella seconda parte del primo tempo la squadra si è messa bene, secondo me ha fatto anche abbastanza bene. Se guardiamo i 90 minuti è stata un'ottima prestazione dove abbiamo fatto ottime trame di gioco, abbiamo creato tanto, quindi una vittoria importante è venuta fuori dopo una buona prestazione, come ho detto un attimo fa, con una partita ben giocata in tutti i reparti dove sicuramente abbiamo avuto il dominio nell'arco dei 90 minuti. Ancora allo sport, c'è un sorriso tutto marchigiano nella gioia del clamoroso successo a Napoli della squadra di Coppa Davis di tennis che accede alle semifinali, quindi tra le 4 più forti al mondo, battendo l'Inghilterra. Del gruppo, non utilizzato ma regolarmente convocato, faceva parte Gianluigi Quinzi, il talento marchigiano di 18 anni che Barazzutti ha già voluto inserire nell'ambiente azzurro e che ha fatto squadra legando molto con Fognini ed allenandosi con gli Alfieri Azzurri. Una coppia di fidanzati di Recanati, lui di 24 anni, la ragazza di 21, è stata trovata in possesso di oltre 3 kg di droga fra hashish, marijuana e cocaina. L'uomo è stato arrestato da agenti della Guardia di Finanza, la ragazza è stata denunciata a piede libero. In vista delle imminenti elezioni amministrative, la testata giornalistica regionale organizza le tribune elettorali. Secondo le indicazioni della Commissione parlamentare di vigilanza, le tribune riguardano i capoluoghi di provincia dove sono previste le elezioni. Nel nostro caso Pesaro, Urbino ed Ascoli Piceno. Domani alle 13.15 sulla terza rete TV sarà trasmessa la prima delle tribune elettorali relative al comune di Pesaro. Prima di salutarci, rivediamo i titoli di questa edizione. Presentato questa mattina ad Ancona da Trenitalia Jazz, il nuovo treno per pendolari che prenderà servizio sui binari da lunedì. L'economia, da oggi il presidio alla ONIS di Treia. Operai e sindacati chiedono una convocazione in regione, da giorni i contatti interrotti con il liquidatore dell'azienda. Seconda giornata del Vinitaly, marche sempre protagoniste, un buon bicchiere di vino ai passi, uno dei segreti della longevità marchigiana. Con l'Università di Urbino i comuni delle Valli del Cesano e del Metauro progettano un futuro turistico grazie a studi approfonditi e nuove iniziative. Lo sport, pallavolo, la Lube Banca Marche Macerata si aggiudica il primo round di semifinale con Modena, battuta 3-0, mercoledì, gara 2 in trasferta. Alle 14:18:29 ci fermiamo qui, l'informazione regionale della RAI delle Marche torna come sempre alle 19.35. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, arrivederci. Sono in fase di recapito agli utenti non ancora in regola per il 2014 gli avvisi per il pagamento del canone, imposta dovuta da chiunque possieda un televisore. Il pagamento può essere effettuato con i bollettini allegati agli avvisi, pagando subito si eviteranno maggiorazioni.